La delibera 17 fu nel febbraio scorso il primo vero caso politico dell'era Messina. A distanza di 10 mesi la vicenda torna prepotentemente alla ribalta perché dopo il TAR di Catania anche il CGA di Palermo, secondo grado di giustizia amministrativa, dà ragione all'azienda Garozzo Vetri a discapito del comune di Mascali. Una nuova sentenza che vede soccombere il comune e che prevede nuovi scossoni politici. La vicenda vede l'azienda in questione presentare un progetto di espansione della propria attività al comune nel 2010. L'iter procede spedito per 3 anni, fino al 3 ottobre 2013, quando la commissione straordinaria boccia il progetto per mancanza del parere tecnico favorevole. Il privato nel dicembre dello stesso anno ricorre al TAR, che gli dà ragione. Da questo punto della storia entra in gioco la politica. L'8 febbraio 2016 la giunta Messina, con appunto la delibera 17, da cui prende il nome la vicenda, impugna la sentenza del TAR che dà ragione al privato e presenta ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa a Palermo. La maggioranza per la prima volta si spacca, il gruppo Mascalicè presentò una mozione con cui contestava la decisione, mozione che fu approvata dal Consiglio Comunale. Un voto che però non fece indietreggiare di un millimetro Luigi Messina, che confermò la decisione di ricorrere al CGA. È notizia di oggi che è stato respinto l'appello. L'epilogo di questa vicenda, dichiara al riguardo il vicepresidente del Consiglio Comunale Alberto Cardillo, dimostra 2 cose. La prima è che Mascali si conferma incomprensibilmente, purtroppo, territorio ostile all'investimento privato e alla crescita economica del territorio. La seconda, che ancora una volta con largo anticipo il Consiglio Comunale aveva dettato alla Giunta la strada giusta da perseguire, rimanendo però ancora una volta inascoltato, costretto ad assistere a decisioni da parte dell'amministrazione di senso diametralmente opposto. Di giudizio ovviamente diverso il sindaco Luigi Messina. Dobbiamo ancora leggere la sentenza, dichiara il primo cittadino. Ne prenderemo comunque atto. Stiamo lavorando per offrire opportunità chiare a chi vuole investire nel nostro territorio. Nessuno può sostenere che siamo contrari allo sviluppo economico.